E beh, vendi solo questo? Ma che villager di merda. Sei anche brutto, stronzo, toh, ciappa. Allora, a parte le contrattazioni con i villager, vi do il benvenuto a questo simpatico nuovo episodio e diamo anche il benvenuto ai miei simpatici 14, 13, 14, 13, 15, 14, 13 FPS in questo preciso istante. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, dunque, oggi dobbiamo fare una cosa che mi aveva, quello che stavo cercando di fare in una delle ultime puntate della Logistic, ovvero, salve chiesi, salve, allora, ovvero il, una specie di ordine remoto, che però serve, se collegato a un Ender Chest, per avere qualsiasi puttanata in qualsiasi momento, anche se si è distanti da casa. Allora, dunque, come prima cosa devo svuotarmi le Blaze Rod dentro l'MC Terminal, perché sennò buttiamoci anche altra roba che non serve un cazzo, perché altrimenti non riesco a craftarmi l'Ender coso. Nel frattempo ci mangiamo due mele che non fanno mai male. E dunque, dobbiamo farci una Ender Chest. Oh, che belle queste cose quando abbiamo già tutti i materiali pronti. E poi dobbiamo farci una no, dov'è? Un Ender Punch 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 Punch. Ok, fatto. Ok, voi dite, ma ne hai già uno? Sì, ma me ne servono degli altri. Poi dunque Ender Punch, mi servono, mi servono i coloranti adesso. Quindi il vecchio. Allora, l'Ender Punch, quello vecchio, era grigio chiaro, grigio scuro e grigio chiaro, mi sembra. Non mi fai vedere i colori? Scusi, mi fa vedere i colori? Scusi. Ma vaffanculo, non me li fa vedere. Quindi, adesso stavolta lo facciamo al contrario, facciamo grey, no. Come cazzo era? No, vabbè, facciamo prima, ok, non abbiamo il colore proprio. Pensavo di scriverlo sbagliato. Anzi, sicuramente l'ho scritto sbagliato. Quindi ci servono. Eccolo qua, ci serve uno di questi. Ho detto uno, non 64. Uno, ok. No, forse ce ne servono due. Facciamo due nel dubbio, eh. E ci servirebbe anche degli ink sac, ce li abbiamo? Ce ne abbiamo 11. Noi ce ne serve uno. Ok, allora dunque si fa così, poi si fa così e abbiamo il grey. Poi dal grey ne dobbiamo aggiungere ancora uno e abbiamo il light grey. No, me ne servono due scuri e uno chiaro, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. E se io faccio così? Mi dici no, 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 non c'è un'altra ricetta? No, eh. No, speravo si potesse passare dal light grey al grey, ma non si può. Quindi niente, rifacciamo un attimo, prendiamo un attimo il bone meal, come cavolo si chiama? Non il bone, questo, bone meal.
uno di questi e un INK, INK, ma di nuovo, ma sono scemo a scrivere oggi. Uno di questi e rifacciamo il tutto. Questo lo chiudiamo, facciamolo qua in diretta. Ok, ne avremo uno in più, ma pazienza, toh, cioè, ci parli dentro e tu vai dentro. Ok, tanto mi sono due scuri e uno chiaro, perfetto. Dunque. Allora, adesso qua da Ender facciamo una cosa che si chiama remote. Dovrebbe esserci una cosa che si chiama remote order logistic pipe. No, aspetta. Mi sfugge come funzionamento. Prendiamoci un Ender Perla. Allora, Ender, quanti, minchia, 1800? Ne abbiamo poche. Ok, allora, dicevamo, andiamo in una zona dove ci sono più FPS, va? Ok, dunque devo andare di qua. Di qua è la mia zona principale. Ah, non ho guardato come si fa il remote order. Sti cazzi! Col diamante. Ok, aspettate un attimo. Se devo farlo col diamante, devo. Scusate, devo tornare indietro. Torno indietro. Sempre più indietro. Look. Ok. Andiamo di nuovo in un posto dove lagga poco. Allora, diamond. Ne abbiamo ben. Quanto? Quanto? 4000? Siamo matti. Mi sono due diamanti e nel dubbio prendiamo anche due di redstone. No, abbiamo solo 65k di redstone. Due sono troppe, devo usarne di meno. Allora, andiamo a fare un attimo i chipset. Chipset, chipset. Dai, ce la facciamo. Ehi, non ti incastrare. Qui abbiamo qualcosa di pronto? No. Qui abbiamo qualcosa di pronto? Ah no, c'era già la redstone, vabbè, chi se ne fotte. Redstone Diamond Chipset, vai. Cioè no, vai, nel senso. Vai. Ok, è partito. Ci vorrà un po', quindi presumo che farò qualche taglietto a metà strada. Ah, sto qua è solo colorato, quindi. Questo qua si fa con Diamond Gear. E ha del vetro, glass, perfetto. Si fa con del glass, però il glass è quello classico. Ok, sì, stupido lag. Allora, glass classico, sì, grazie. Ma sì, prendiamo la 64, vaffanculo, eh. Ok, ce la possiamo fare. Là, atterrati. Allora, cosa dobbiamo prendere? Allora, ci serve click. Allora. Dunque, ci serve una basic logistic pipe, perché faccio anche il remote order, che non si sa mai. Togliamo la spunta su pop-up, che non me ne frega assolutamente niente. Uno di questi. Poi mi serviva uno di redstone. E cosa ancora? Ah, un l'ender coso che ho in mano. Ok, grazie. Però non ho la crafting. Vaffanculo! Non ho la crafting coso. Ma avevo una qua sotto una volta. Allora, dicevamo l'ender coso. Il logistic e questo. Ok, remote orderer. Molto ovviamente poi sarà da associare sicuramente al coso. Facciamo una cosa, questo lo spostiamo. No. Così, grazie. Questo qui lo spostiamo di qua a mano, proprio a cazzo. Così tutta la roba che ordino a mano va a finire lì dentro. E poi qua ci colleghiamo l'ordine remoto. Adesso lo collego così a caso, eh.
Ok, qua mi dice che non è disponibile, cioè non mi dà disponibilità di niente, quindi opterei per mettermi l'Ender Chest qua. Si collega? Perfetto. L'Ender Chest la devo colorare di, abbiamo detto, grigio scuro, grigio chiaro e grigio scuro. Grigio chiaro è qua, là, perfetto. E il Lender Pouch lo coloro dello stesso. Ok, perfetto. Quindi adesso teoricamente mi serve solo il coso. Allora, dobbiamo ricordarci quello con un solo coso, con un due diciamo bianchi e uno grigio, è quello per mettere a posto. Invece quello che ha due grigi e uno bianco, o grigio chiaro che sia, è quello per recuperare la roba che ordineremo successivamente. Quindi se io metto la roba qua dentro non va da nessuna parte. Se io invece metto la roba qua dentro, tipo così, va da qualche... Sì, adesso non ho le torce inserite nell'inventario, c'hai ragione anche te. Metto una torcetta qua per dire... diciamo, apro questa, metto una torcia per prova e beh, dovrebbe sparire, infatti è sparita. E adesso tra un po' passa qua. Forse è già arrivata? No, l'ho persa. Aiuto! È finita, eccola. E poi qui in coso di ordine, va bene. Ci mancano solo i diamond. A proposito di Diamond Chipset, non è che per caso ne ho avanzato qualcuno dei vecchi occhialini che ho fatto? No, eh? Eh no, purtroppo no. No, no, qua ci sono quelli iron. Se qua ci sono gli iron, vuol dire che non ci sono. Allora, andiamo un attimo a vedere a che punto sono. Tanto guardate, essendo teoricamente da solo sul server, se per caso viene notte, posso anche rapidamente andare a dormire, così mi funzionano di nuovo i miei pannelli solari. Due blu, uno giallo. Ci sta, dai. Ne hai già fatto uno o ne hai fatto così poco che è diverso? Ah, no, ne hai già fatto uno. Ah, meno male. E quanto ci metti a farlo? Togliamo un attimo la Ney che mi dà fastidio in sto caso. Deve accumulare 80.000 e siamo a 5.000. Interessante, molto interessante. Io adesso devo capire perché questi qua sono rimasti uguali. Invece questo qua no. Non capisco. Vabbè, mentre attendiamo la fabbricazione del coso... Ah! Oh, questa mi sfuggiva. You need to put this in a crafting table to get the new item. Oh, ok, grazie. Fluiduct opaque. E qua si chiama Fluiduct opaque. Che fa, sfotte, scusi? Installa Pneumatic Servo to upgrade. What? Davvero? Ma dai, non ci credo. Tuk. Dai, tuk. E tuk. Oh, che bello. No, cazzo, però ce l'ho sovrapposto alla cosa. Porca troia. Però di questi qua non me lo dice. Qualcosa non mi torna. Clic. Questo? No, no, questo qua è già giusto. Chissà perché poi. Allora, dunque, ricapitolando. Dunque, nello quindi dallo squeezer deve uscire. Ok. Qui invece la corrente com'è che funzionava? Scusi, aspetta, la corrente è così. Allora qua è vuoto per adesso.
La leva è sull'on. Mi manca qualcosa da bruciare. Abbiamo qualcosa qua dentro di residuo? No, no e no. Perfetto. Però una volta si poteva ordinare da qua. Call. Grazie. Anzi, usiamo Lush. Allora, Lush, lo mettiamo qua dentro ed esplode tutto. Ah, no, funziona. Fico. Fico, bello. Sì, salve. Perché non funziona lei? Scusi. Vediamo un po' se così. No, no. Era così. No. Ah, giusto, sta accumulando la batteria, giusto, giusto. Non fa passare corrente. Oh, perfetto. Quindi se io faccio così. Ok, si svuota la batteria perché sta caricando qualcosa. Perfetto. Si è aumentato anche qua. Chi poi abbia messo nel Magma Crucible la Stone anziché la Netherrack è un altro discorso. Però va bene. Ah, ma è notte, cazzo. Non penso che mi abbia finito il coso, eh? No. Scusate, andiamo un attimo a dormire. Ah, intanto prima c'era collegato Rispart sul server. E dunque, dicevamo, funzioni? Da rosso diventi verde, tipo? Dai, su, dai, Hai 200 pannelli solari solo sopra il culo, cioè, potresti anche collaborare ogni tanto, no? Cosa dici? No, è troppo difficile? Troppo difficile. Va bene. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace è che quando guardo cosa c'è qua dentro, mi va a sovrapporsi Comunque, dicevamo, qui a posto. Ah, sì, forse l'unica cosa che si può fare è questa. Così nel dubbio sappiamo che di qua esce, ma non è che ci sono molti dubbi, cioè nel senso. Poi qui come stiamo? Si è bruciato un po' di cose. Questo qua è una cosa da quanti? 2 milioni di RF. No, aspettate un attimo, c'è qualcosa che non mi torna. Allora, quella è da 2 milioni di redstone flux. Quindi, dunque, com'è che era? Chiocciola THermal. Se quella tiene 2 milioni. Io ho paura di cosa tenga, ho paura di sapere cosa tiene. 400k, ok. E ne butta fuori 80. Questa è 400, 400 in entrate, in uscite ne tiene 2 milioni. Io ho paura di sapere queste. 10 milioni e butta fuori 2000. E questa è 50 milioni. La Resonant Energy Cell tiene 50 milioni. Hanno fatto un aggiornamento pauroso. No, scusate, fermi tutti. C'è un motore in più nella Thermal. Cazzo, ma hanno aggiornato anche questa. Io il video di aggiornamento l'avevo fatto la puntata precedente. Cazzo. Va bene, allora. Steam Dynamo è lo stesso. Magmatic è il solito. Compression è il solito. Chi cazzo è? Reactant. Reactant. Come si pronuncia? Bronzo e. Cosa prende? Vuole un liquid fuel, quindi vuole tipo per dire petrolio, benzina, puttanate varie, e solid reactant. Che cazzo è reagente?
qualcosa. E quanto produci? Non me lo dici? No, non me lo dici. Non me lo dice quanto produce? Pazienza. Ma presumo che producono tutti alla stessa maniera. Cioè, questo qua produrrà 40 come al solito. Produci 40. Ah, no, hanno cambiato. 80 RF a tick. Il primo una volta era 40. Quindi avranno cambiato anche la produzione, la conduttibilità dei tubi. A sto punto, no? Hanno cambiato anche il disegno del machine frame, forse. La ricetta mi sembra tendenzialmente uguale, hanno solo cambiato il disegno. Dove sono i tubi? Oh. Allora, questo qua di LED sono 80, quello di 400, 10.000 e basta. Ok, ci sono tre scaglioni di tubi per la corrente. 80, 400 e 1.000. 1.000. No, 10.000, infatti. Fluiduct, ecco il pneumatic servo. Come cazzo si installa il pneumatic servo qua dentro? Non mi fa cliccare sopra. Scusi, come funziona? Pneumatic servo. Dov'è il pneumatic? Ah, questo. Fico. Posso anche farlo da qua, tipo? Così, grazie. Quindi io faccio così, clicco qui. Ok, pneumatic servo. Facciamo la prova in diretta. Quindi io posso metterlo così? No! Il pneumatic servo è disinstallato. Cioè, mi ha installato così a caso il pneumatic servo e basta? Ma che figata! Mi dà anche indietro il pneumatic servo. Pensavo di perderlo poi se una volta messo. Ma che figo! Però non ho capito cosa serve. Cioè, non capisco cosa aumenta. Se aumenta la portata, se aumenta la velocità, boh. Vabbè. Dunque, torniamo a noi, anche perché boh, c'era questa novità, l'ho vista bene. Ma no, la Inver Fishing Rod, no, dai, ma anche questa ha messo adesso. La Blitz Rod, che è sta roba? Scopro cose nuove di cui non ne ero a conoscenza. Ma va bene lo stesso. Salve, ha quasi finito. Sì, ha quasi finito, quasi finito. Siamo a 76.000 di 80. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Dai. Dai, 78, ancora un 2.000 di MJ. Dai, dai, ce la fai, eh. Intanto nel frattempo non facciamo niente perché siamo a posto così. Perfetto, l'ha fatto, ok. Recuperiamo. Nel frattempo io, già che sono qua, farei questo, poi questo. Gli metto già il lavoretto da fare perché so già che poi dopo mi servono gli iron. Ah no, stavo già per dire, ma sei stronzo, prima eri. Eri giallo e adesso sei blu. Allora, andiamo su verso l'infinito e oltre. Allora, là. Dunque, ci sono due di questi e il vetro. Scusi, scusi, mi servirebbe il vetro, scusi. 4, grazie. Ok, è andato direttamente qua nella cesta, come era prevedibile. Perfetto, allora andiamo qua. Allora erano 1, 2, 3, 4 e i due cosi sotto. Remote order. Che figata! Aia! Ok,
Chi è che rompe le palle? Ma ragnetto di merda. Muori. 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 Dai, non posso usare la power armor qui in casa che mi porto via la casa, su. Oddio, sono cieco. Rimarrò per sempre in quest'angolino. Quanto ci mette ad andare via sta cazzo di ciccicoso? 2 secondi, 1 secondo, 0, perfetto, grazie. Devo rivedere con F7, ups, i punti in cui spawnano i mob, perché c'è qualche no, c'è qualcosa che è cambiato, secondo me. Era F7? Una volta era F7 per vedere dove spawnano i mob. Ah sì. Però se qua mi dice che è tutto a posto. Ma, vabbè. Se qua mi dice che è tutto a posto, perché mi è spawnato quel ragnetto del cazzo? Vabbè. Dunque, dicevamo, non perdiamoci in chiacchiere. Togliamo l'F7 che non ci serve. Quindi io teoricamente dovrei associare il remote orderer a questo. Connected to pipe. Perfetto. Quindi io teoricamente adesso faccio così, clicco col destro. Ah, che figata. Aspettate. Devo farlo, devo farlo. Ok, sono nel punto più distante. Sì, salve, vorrei ordinare, non so, 3 diamanti. Request successful. Quindi io adesso apro questa. E ci sono 3 diamanti! Boh, basta. Sono contento. Adesso li rimetto qua e vanno a posto. Ma che figata! Basta. Sono contento come una Pasqua. Anche se veramente siamo vicino a Natale, però sono contento come una Pasqua comunque. Perfetto. Allora, per il momento questa cassa qui la lasciamo qua perché abbiamo visto che in questo punto funziona abbastanza bene. Quindi il request logistic pipe per il momento lo possiamo togliere. Scusi. Scusi, grazie. Quindi abbiamo, allora, di cose standard da tenere nell'inventario adesso abbiamo l'aura meter, la bacchettina e il taumocoso, i 2 ender pouch e il remote orderer e la wrench. Il record logistic pack lo poso, l'altra wrench potrei anche posarla, perché si equivalgono praticamente, e il libro dell'Ars Magica. E i soliti tre oggetti classici che mi porto dietro da una vita. Ma guardiamo questo magnifico tramonto mentre sta sorgendo la notte su Minecraft, e con questa visuale celestiale. Ma celestiale cosa? Un sole quadrato, ma si può avere un sole quadrato? Con questa visione di questa luna vi dico che ci vediamo nella prossima puntata? Anche perché non mi ricordo da quanto cazzo sto registrando. Mi sono un attimo perso perché avendo saltato una notte dovrei aver fatto tipo 10 minuti più altri 5, sono a 15. No, ho saltato la notte scorsa, quindi ho saltato 10 minuti. Però ho fatto tutto il giorno di oggi. Quindi, quando ho fatto tutto il giorno, sarebbero 20 minuti? Eh sì, mi sa che sono 20 minuti. Cosa possiamo fare in 20 minuti? No, bene. 10 minuti? Ah, sì, giusto, facciamo l'upgrade al Request Logistic Pipe. Bella cosa. Allora. Dunque, da chiocciola thermal passiamo a chiocciola logistic e andiamo a vedere il request logistic pipe MK2. Dov'è? Ah, devo anche ricordarmi di fare queste cose qua dei B-analyzer che secondo me sono carini. Connector crafting sign. Eh? Ma davvero? Prendi per il culo? C'è un aggiornamento anche nella logistic. C'è un crafting sign creator. No, non voglio saperlo.
E hanno aggiunto il crafting logistic pipe MK2 addirittura. Mi sa che dobbiamo aggiornare l'impianto, eh. Allora, vabbè, B-Sync Logistic Inventory System. Che cazzo è? Logistic Inventory System Connector. Sì, salve, sono una giovane Logistic Pipe e mi hanno aggiornato talmente tante di quelle volte. Logistic Pipe MK Crafting Logistic Pipe MK3, ma davvero? Ma non ci credo. Hanno aggiornato un mucchio di roba. Logistic Firewall? Che cazzo siamo dentro un computer? Beh sì, è abbastanza paragonabile a un computer la Logistic Pipe. Cazzo, ma io queste cose qua non le sapevo che hanno aggiornato così tanto. Ma anche un Logistic Disk, che non so da dove cazzo salti fuori. Un Upgrade Manager? Un Nano Hopper? Nano Hopper già c'era. Qui i moduli invece Advanced Extractor MK3 Item Sync Supplier Extractor Polymorphic Quicksort Terminus Advanced Extractor B-Analyzer B-Sync Refill Terminus Mod Based Oredict Traumatic Extractor MK2 Advanced Extractor MK2, Extractor MK3, Advanced Extractor MK2. Ehi, mi sa che hanno aggiunto un po' di roba, eh. Ho paura che abbiano aggiunto. Sì, salve, mi sa che avete aggiunto un po' di roba e non lo sapevo. Ma Advanced Extractor? Ah, l'MK2, ok, sì. Advanced Destructor MK2 a MK3. Ah, capisco. Sì, capisco. Sì, ok. Lo facciamo un'altra volta. Perché, da come ho potuto vedere, ci sono state un po' di modifiche pesanti nella Logistic Pipe. E quindi non mi sembra il caso di creare cose di cui non siamo perfettamente a conoscenza di cosa verrà fuori. Quindi direi che per il momento lasciamo fermi così. Bueno, l'unica cosa che non hanno cambiato è questa, per fortuna. Meno male. Fico, però bello, tanta roba. Vabbè, facciamo così. Ci sono stati un po' di aggiornamenti anche nella Logistic Pipe, quindi mi devo un attimo ristudiare le cose. Quindi per il momento vi saluto. E dalle nostre due Ender Pouch, che non mi ricordo più quale è una, quale è l'altra, ci vediamo al prossimo episodio. Quindi ciao a tutti!